Sabato 3 settembre prenderà il via la 14ª festa del Circolo Arci Cantagrillo, 9 serate dedicate al buon cibo e alla musica. Parte la festa con la consueta paellata ormai, che è arrivata alla sua quarta edizione, e ci saranno tutte le sere musica dal vivo, e poi dalla domenica iniziano anche, dal lunedì, le cene delle associazioni del territorio, che è una cosa su cui puntiamo e a cui teniamo moltissimo. L'aver coinvolto già da 4-5 anni tutte le associazioni del territorio, che la Caritas, la Misericordia, Amici dell'Africa, insomma ci sono diverse realtà che muovono sul territorio, e questo è un punto su cui insomma puntiamo tanto, anche perché nello spirito proprio della festa il raccogliere tutte le identità, diciamo, del nostro territorio qui in questi 10 giorni di festa. Siamo arrivati alla 14ª edizione e speriamo di continuare ancora questa edizione, specialmente le ultime 4-5, come ha detto anche Marco Beccani, che sono quelle in cui abbiamo coinvolto anche le associazioni di tutto il territorio. È una festa molto partecipata. Sta sempre crescendo, sempre di più, e vediamo sempre più partecipazione. C'è stata data possibilità di organizzare questa serata del 7. Sarà una serata appunto dove verrà inaugurata la panchina Arcobaleno. Molto importante ricordo di Chloe, la transgender che si è suicidata. E poi dopo continuerà la serata con un intrattenimento di appunto una pericena con musica, con la DJ Francesca, e un intrattenimento della drag queen La Marchesa.